Annata scarsa ma qualità buona. È il verdetto uscito dalla 27esima edizione della rassegna provinciale del Tartufo, che a Pecorara ha riunito appassionati e cultori del pregiato tubero, re delle tavole autunnali. Aggirandosi tra i banchi della rassegna, ospitata nel piccolo comune montano dell'Alta Valtidone, e ascoltando il parere degli esperti, il commento quest'anno era pressoché unanime. Se è vero che la forte siccità della scorsa estate ha influito in maniera pesante sulle quantità raccolte, con pochi tuberi e di piccole dimensioni, lo stesso non può dirsi per la qualità, che resta buona. Com'è l'annata quest'anno? E quest'anno è un'annata scarsa perché ha piovuto poco, i tartufi sono di taglia piccola però sono di ottima qualità e i prezzi sono alle stelle. Le quotazioni? Le quotazioni qui da noi il bianco va a 2,50 al letto, il nero va a 50 al letto. Ad Alba invece i prezzi sono il doppio o triplo. Si può dire dove si raccolgono? Da noi sono nelle nostre valli, ma abbiamo tutte le valli che sono molto asciutte, non è piovuto, perciò è uguale un po' da tutte le parti. In qualche valle ce n'è qualche d'uno in più, ma sempre poca roba, molto poca. Si dice soprattutto lungo il Po quest'anno? Lungo il Po si trova la bianca, però anche lì è scarso perché c'è stato troppo caldo e anche lì è asciugato molto il terreno e i tartufi si trovano di piccola taglia. La rassegna del Tartufo non è solo una festa per gli amanti dei prodotti del sottobosco. Tra gli espositori c'era davvero di tutto, composte fatte in casa, liquori artigianali, bacche di ginepro, prugnolo, miele, formaggi, yogurt, riso, olio, noci, castagne. Un vero trionfo di gusto e di sapori, ma anche una grande festa per gli occhi.